Buongiorno a tutti, mi chiamo Adriana Spada, sono un chirurgo ortopedico. Oggi vi parlerò di come fare se succede un episodio di mal di schiena che vi blocca, invalidante. Sicuramente almeno una volta nella vita di tutti è successo di vedersi rovinati qualche giorno per un episodio di mal di schiena invalidante. Cosa possiamo fare se questo accade? Innanzitutto, se viene il mal di schiena e ci blocca, dobbiamo considerare di fermarci, provare subito a fare un bagno molto caldo per rilassare la muscolatura, e questo potrebbe essere la prima cosa da fare se è possibile, utilizzare dei farmaci miorilassanti e antinfiammatori e cercare di capire nel tempo come affrontarlo. Il mal di schiena può tornare, possiamo però fare delle cose per evitare che questo accada, o se accade cercare di mantenere la crisi dolorosa meno lunga possibile. Cosa si può fare? Innanzitutto tenere allenata la muscolatura. La muscolatura ci serve per dare sostegno alla colonna vertebrale e per fare in modo che si mantenga sana più a lungo possibile. Il tipo di attività fisica è strettamente legato a ciò che ci piace fare. Non è giusto fare nuoto, è giusto fare nuoto. Nel momento in cui mi piace fare il nuoto lo farò bene, ma se non mi piace lo farò male e mi darà altri ulteriori problemi. Quindi una cosa generica che si può comunque consigliare a tutti è quello di fare dell'attività fisica, per esempio in palestra, ma alle macchine. Evitare il corpo libero, perché ci espone a delle maggiori probabilità di compiere degli errori nel nostro gesto atletico. Un'altra cosa che si può sicuramente fare è cercare di evitare delle attività sportive particolarmente stressanti per la schiena se non abbiamo una preparazione atletica valida alle spalle. Se ho mal di schiena devo sempre andare dall'ortopedico? Sì, se il mal di schiena non si ferma con gli antinfiammatori miorilassanti classici. Il mal di schiena si può estendere agli arti inferiori, questo vuol dire che anche i nostri nervi che partono dalla schiena sono in qualche modo turbati dalla patologia che noi stiamo iniziando a presentare. È possibile che la patologia sia solo muscolare, ma questo ci è indicato dal fatto che deve in qualche modo migliorare con i rilassanti quasi istantaneamente. Se invece vengono coinvolte anche le strutture ossee e cartilagine, allora ci possono essere delle ripercussioni più a lungo termine che i farmaci non sono in grado sempre di contrastare.